Sono Nicola Ricciardi, chef del Cadran Solaire di Courmayeur, un luogo in cui la tradizione è sempre in movimento, reso unico dall'ospitalità della famiglia Garen. Ci troviamo a Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco, un incantevole angolo della Valle d'Aosta. Qui, nel 1985, Leo e Patrizia Garen hanno rilevato quello che un tempo era conosciuto come il vecchio torchio, trasformandolo in quello che, ancora oggi, è un simbolo di ospitalità alpina. La cucina del Cadran Solaire è un omaggio alla tradizione di montagna, alle ricette della famiglia Garen, il tutto arricchito dai sapori della nostra Italia. Abbiamo ospiti provenienti da ogni angolo d'Europa e del mondo. Il nostro obiettivo è potergli offrire un'esperienza unica, fatta di storia, sapori e tradizioni indimenticabili. Grazie alla collaborazione tra cucina e sala, ogni ospite vive un viaggio culinario su misura, un viaggio che celebra le radici valdostane, ma con uno sguardo verso nuovi orizzonti. Il menù del Cadran Solaire è un invito a scoprire il territorio e viene accompagnato da percorsi enologici pensati per esaltare ogni singolo piatto. La nostra cantina è un tesoro di etichette storiche e proposte più contemporanee, custodite con cura per rispecchiare il carattere unico del Cadran Solaire. Proponiamo un'esperienza beverage completa che parte dal wine pairing per valorizzare ogni singolo assaggio, sia esso vino, birra o altro prodotto di eccellenza. Siamo attenti alle esigenze dei nostri ospiti, interpretando desideri e aspettative. Questo grazie a una preparazione meticolosa e incontri quotidiani con lo staff e ad una costante attenzione ai dettagli, con la perfetta temperatura del vino o il bicchiere ideale per ogni bevanda. Per il Cadran Solaire abbiamo scelto la vina cantina di Signature Kitchen Suite, un alleato essenziale per garantire che ogni calice sia servito alla perfezione. Tutto questo per accogliere ospiti esigenti, preparati, amanti del buono e del bello, perché chi sceglie il Cadran Solaire lo fa per immergersi in un sogno alpino. Thank you.